C'era una volta una bambina di nome Heidi. A causa della morte dei suoi genitori era sua zia a prendersi cura di lei. Ma un giorno la zia portò Heidi nel rifugio di suo nonno sulle montagne. Nonno Alm era un vecchio un po' scontroso che viveva in un piccolo rifugio sulle Alpi. Era la prima volta che Heidi vedeva suo nonno. Dicendogli che aveva trovato lavoro in un'altra città, la zia lasciò Heidi con suo nonno e tornò in città. Nonno Alm, che era abituato a vivere isolato, lontano dalle persone, in realtà era felice che sua nipote fosse lì con lui, ma non lo dimostrava ad Heidi. L'uomo preparò un letto carino e confortevole per Heidi nella mansarda. Ad Heidi era piaciuto molto suo nonno già a prima vista. E tempi felici stavano iniziando per lei fra le montagne. Quando si svegliò la mattina, conobbe Joseph, l'enorme cane del nonno. Heidi amava Joseph. Poi, un giorno, mentre camminava sulle colline, incontrò Peter, un giovane pastore che pascolava le pecore nei prati. Non ti ho mai vista da queste parti. Già, sono appena arrivata. Vivrò qui con mio nonno d'ora in poi. Nei giorni seguenti, Peter cominciò a portare Heidi con sé nei prati a pascolare le pecore. Facevano delle escursioni in montagna insieme. Tutto era così nuovo ed eccitante per Heidi. Imparò molto da Peter su come essere un pastore. Anche se non lo dimostrava molto, nonno Alma amava davvero tanto Heidi. Correndo in giro e divertendosi fra i campi tutto il giorno, Heidi era felice. Ma non dimenticò mai di aiutare suo nonno con i lavori di casa. E uno dei suoi preferiti era cuocere il pane nel forno a legna del nonno. Spesso portava il pane che aveva fatto alla nonna di Peter, e la nonna di Peter in cambio le dava latte fresco di capra. Un giorno l'estate finì ed arrivò l'inverno. Quando Peter iniziò ad andare a scuola, Heidi restò da sola e spesso si annoiava. Era davvero delusa di essere troppo piccola per andare a scuola come Peter. Un giorno la zia di Heidi tornò a prendere Heidi per riportarla in città. Avrebbe avuto l'istruzione in casa e avrebbe lavorato. Il nonno fu molto arrabbiato e all'inizio non accettò. Ma poi, pensandoci, si rese conto che sarebbe stato meglio per Heidi stare in città ed imparare a leggere e scrivere. Ma io non me ne voglio andare via da qui! Io voglio bene al nonno! Si lamentò Heidi, ma si convinse dopo che la zia le promise che sarebbe tornata in montagna dopo poco tempo. Heidi e sua zia arrivarono ad una grande villa dopo un lungo viaggio in treno. Wow, che casa grande! Io starò qui! Heidi incontrò Clara, la bambina che viveva nella casa. Clara non poteva camminare a causa di un incidente che aveva avuto da piccola. In realtà la zia aveva portato Heidi in quella casa anche per fare compagnia a Clara. Clara e Heidi andavano molto d'accordo e diventarono subito migliori amiche. Non sapendo molto della vita di città, Heidi faceva ridere Clara quando commetteva sciocchi errori. La nonna di Clara era una donna molto rigida e severa. Alzati, pigrona! È ora di studiare! Hai ancora tante cose da imparare! La nonna di Clara cercava di insegnare ad Heidi molte cose, ad esempio come sedersi in modo appropriato e come usare il coltello e la forchetta a cena. E Heidi si vestiva addirittura come una bambina di città, ma non si sentiva proprio agio con quei vestiti. Anche Clara aiutò Heidi ad imparare a leggere e scrivere. Ad Heidi piaceva molto stare lì con Clara, ma le mancavano troppo le montagne e suo nonno. Heidi non riusciva nemmeno a mangiare per quanto era triste. Il suo cuore era pieno di desiderio. Il padre e la nonna di Clara si resero conto della tristezza di Heidi e dopo un po' decisero di rimandarla da suo nonno. Ma Clara era molto triste per la partenza di Heidi. Amare davvero qualcuno significa volere la sua felicità, disse la nonna. Infine, giunse il momento di dirsi addio. Quando Heidi stava per partire, sua zia le disse che Clara sarebbe andata a fare le visite in montagna l'anno seguente. Heidi fu così felice di tornare in montagna
Per prima cosa si fermò a casa di Peter sulla via di casa e diede alla nonna di Peter il pane che Clara le aveva mandato. Lasciando gli abiti di città, corse a casa ed abbracciò il nonno più forte che poteva. Ed erano di nuovo felici. Un po' di tempo dopo, Heidi era felicissima della lettera che aveva ricevuto, che diceva che Clara sarebbe venuta a trovarla presto. Quando arrivò nelle Alpi, a Clara piacque molto Peter, ma lui era un po' esitante, perché aveva paura che Heidi sarebbe tornata in città con Clara. Clara, Peter e Heidi si stavano divertendo un mondo sulle colline. L'aria fresca di montagna e i cibi naturali erano molto buoni per Clara. Ma Peter diventò molto geloso di Heidi per la sua bella amicizia con Clara. A Peter non piaceva nemmeno dover portare Clara con la sedia a rotelle e spingerla in giro. Un giorno spinse la sedia di Clara giù per una collina, pensando che questo avrebbe risolto tutto. Senza la sua sedia a rotelle e con l'aria fresca di montagna, Clara era diventata molto più forte e iniziava anche a camminare lentamente con l'aiuto di Heidi. Dopo un po', iniziò a fare piccoli passi senza l'aiuto di nessuno. Riesco a camminare! Heidi! È solo grazie a te! Un giorno, il padre e la nonna di Clara vennero in visita e quando videro Clara camminare, non credevano ai loro occhi. Ringraziarono nonno Alm e Heidi. In quel momento, Peter si sentì molto dispiaciuto per ciò che aveva fatto. Confessò di aver spinto la sedia di Clara dalla collina. Chiedo scusa a tutti quanti voi. Quello che ho fatto è stato brutto. Ti perdoniamo. Anche se hai sbagliato, ora lei cammina, questo è l'importante. Tutti risero con gioia. Clara e la sua famiglia promisero che sarebbero tornati l'estate seguente e vissero tutti felici e contenti. Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo. Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta! Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo. Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio! Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce. Ciao! Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire. Santo cielo! Questa marionetta è viva! Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse.
Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia. D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.